È una nuova versione che però ha qualcosa della vecchia, vale a dire che la struttura sopravvissuta al rogo è rimasta l'anima, l'abbiamo salvaguardata, salvata e su quella c'è la nuova versione della Venere. Rinasce in Piazza Municipio, nello stesso luogo in cui fu installata a giugno scorso, prima dell'incendio che ne ha causato la distruzione, la Venere degli stracci del maestro Michelangelo Pistoletto, un'opera nuova che l'artista ha voluto ricostruire e riconsegnare alla città, a conferma del profondo legame con Napoli e per ribadire il ruolo fondamentale dell'arte, strumento educativo e simbolo di speranza e di rinascita dopo la sofferenza. Sono molto contento di questa rinascita perché è veramente un'opera fatta per rinascere, per far rinascere la società. È un'opera dedicata alla rigenerazione degli stracci. Gli stracci rappresentano diciamo, il degrado, la massima tensione negativa nella società. Per la ricostruzione della Venere c'è stata una mobilitazione collettiva attraverso la campagna di crowdfunding lanciata dall'associazione L'Altra Napoli, ma l'opera oggi torna a Napoli come dono dell'artista e i fondi raccolti saranno destinati all'associazione La Scintilla, che si occupa di persone con disabilità intellettiva, e alla cooperativa sociale Lazzarelle, impegnata nel recupero delle detenute. Un messaggio alla città. È un messaggio di solidarietà che accompagna progetti sociali destinati all'inclusione, destinati ai più deboli. La persona che ha incendiato la Venere, io non vedo l'ora, e questa è la prima cosa che ho detto, vorrei vederla in faccia, vorrei sedermi davanti a questa persona, incontrarci, guardarci negli occhi, perché questa persona ha un bisogno profondo che io credo la Venere possa offrire. A questo bisogno una risoluzione. Rinasce la Venere dopo questa storia, che è anche una storia importante perché ci fa capire dei tanti conflitti che viviamo nella nostra società e a cui dobbiamo dare una risposta. Noi vogliamo fare di tutto perché questo ragazzo possa uscire dal carcere, ovviamente compatibilmente con quelli che sono i vincoli giudiziari, e che questo percorso della Venere sia anche un percorso di rinascita personale per lui. La Venere degli stracci resterà in Piazza Municipio per i prossimi 3 mesi prima di trovare una collocazione definitiva. Col suo sguardo rivolto verso il mare rafforza la vocazione al contemporaneo di Napoli e si inserisce in un programma più ampio che promuove l'arte tra le nuove forme di rigenerazione urbana. L'opera è interamente pagata da Michelangelo Pistoletto. Credo che sia un segnale importante di donazione di un grande artista alla città. Il comune si è accollato unicamente la spesa della vigilanza. Sarà per 3 mesi e mezzo in Piazza Municipio e dopo 3 mesi e mezzo diventerà patrimonio di questa città, ovvero verrà destinata alla chiesa di San Pietro ad Aram e diventerà da quel momento in poi un pezzo del patrimonio della città di Napoli.